Allora, anche se saltiamo da una frasca all'altra, è molto interessante quello che mi hai chiesto sul punto di incocco, che la metodologia datata prevede nel tiro di campagna di mettere a punto l'arco per i 25 metri, perché è la distanza, la metà della distanza. Effettivamente questa metodologia andava bene prima del 2006, dal 2006 in avanti non è più valida, anzi dal 2007, perché con l'introduzione del 6 nel tiro di campagna è cambiato tutto, perché se è vero, come era vero, che l'assioma principe del tiro di campagna era le gare si vincono alle lunghe distanze, ahimè, non è più così. Nel tiro di campagna le gare si vincono alle corte distanze, perché il 6 per l'arco nudo è estrema e basilare. Stiamo parlando di arco nudo, Olimpico, compound possono avere altre tipologie. È un po' meno sensibile questa cosa sulla vittoria, è un po' meno sensibile. Per l'arco nudo è estremamente importante fare bene alle corte distanze. Non solo estremamente distante, è imperativo. Se per me può bastare fare un 6 o un 8 a 50 metri, ma se io faccio 12 a 5 metri sono rovinato, perché perdo 6 punti da tutti. Quindi la mia messa a punto per il tiro di campagna deve essere organizzata per le corte distanze. Quindi dobbiamo portare notevolmente verso il basso la nostra l'ottimizzazione della messa a punto. Va benissimo quella dei 18 metri. Se io vado bene a 18 metri mi va benissimo e guarda caso mi va pure bene per il 3D. Quindi mi può interessare molto di meno essere sicuro di avere dei buoni risultati dopo i 40 metri, anche perché 3 frecce a 50 tiro, 3 frecce a 45, e poi ormai l'idea è che tutto sia sotto i 40, con l'assoluta importanza di fare bene fino a 20-25 metri, ma soprattutto fare bene a 5 metri, 7 metri, 8 metri, 10 metri, 12 metri, 14 metri, 16 metri, 18 metri, 20 metri, 21 metri, 22 metri, 23 metri. Se io ho una visuale da 60 centimetri a 18 metri, devo fare 18, devo chiudere la rosata lì, è lì che vinco la gara, cioè è lì che la perdo se sbaglio, di sicuro, tanto più che ormai l'hunter è dove si fanno più punti, perché le distanze sono estremamente più corte. Se pensate che nell'arco nudo il 60 cm hunter può essere posizionato tra i 15 e i 30 metri e normalmente viene posizionato tra i 15 e i 25 metri, nel field lo troviamo a 30, 35, 40, cioè è un altro gioco, è completamente un altro gioco. Però se io faccio bene a 18, 20 e 25, mettiamo mediamente dove vengono posizionati i 60 metri, è lì che io devo giocare, lì e sugli occhiali. Le visuali da 40 centimetri normalmente vengono posizionate a 12, 15 e 18 metri, mediamente, se non addirittura 10, 14 e 17. E lì devo martellare più della metà dei tiri, e più della metà dei tiri, più della metà dei tiri sono sotto i 30 metri. Più della metà dei tiri, il 70% dei tiri sono sotto i 30 metri.
il 50% dei tiri sono sotto i 25 metri, dove io devo assolutamente fare il 6. Fare il 6. Il 6 è tanto, è come avere il 12 nell'indoor. È come avere il 12 nell'indoor. Proporzionale. Quindi è importantissimo che io faccia bene nei pidocchi. Se una volta bastava fare 5 ai pidocchi, adesso è basilare assolutamente fare il 6. Devo allenarmi assolutamente a fare il 6. Come posso organizzare la mia messa a punto in modo ottimale? Beh, comincia a diventare importante anche per l'arco nudo lo strappo della carta. Io devo già da subito essere sicuro che la freccia parta in modo perfetto a 3, 5 e 7 metri. Di avere un buon strappo a 3, 5 e 7 metri. Perché già da subito la mia freccia deve fare rosata a distanze cortissime. Quindi anche lo strappo della carta per l'arco nudo, che prima non era granché preso in considerazione, diventa importante questo utilizzo. Quindi ovviamente, anche siamo sempre lo stesso discorso, no? Anche lo strappo è molto dipendente dalla tecnica. Mediamente un medio arciere deve assolutamente mettere a punto l'arco nudo anche con la prova della carta per ottenere dei buoni risultati alle corte distanze. Va esilare. Tanto di più per il 3D. Sapete che il 3D sta prendendo sempre più piede, quindi nel 3D mediamente la media 15 metri. Cioè per tanta fatica che si faccia, alla fine metà dei tiri sono sotto i 15 metri, cioè 11. Anche con l'introduzione dell'11, ecco che è diventato importante anche per l'arco nudo farlo l'11 alla fine, no? Sulle distanze corte. Quindi la freccia deve essere già precisa da subito. Non mi interessa essere perfetto a 50 metri, non devo tirare 72 frecce a 50 metri. Chi deve tirare 72 frecce a 50 metri dovrà essere preciso lì, non gliene frega niente. Dovrà fare un'altra messa a punto che non quella del 18. Poi. Anche perché adesso per il compound, per esempio, tirare a 50 metri bisogna... Sta diventando che fare 5-9 è già uno è già morto. Su 150 frecce, su 15 frecce. E bon. Qualche altra domanda? Passiamo a una cosa molto, molto interessante. Qualche domanda su questo, per questi particolari? Strano. Rimanendo nella stessa appunto, un portone che tanti arcieri adoperano con me, sostenere il portone diventando. Sì, no, giusto, sì, ne possiamo parlare anche adesso, tanto vale. Effettivamente, fatto bene a farmi questa domanda, così proseguiamo con la messa a punto. Una cosa che mi era sfuggita prima di parlare della nuova. Allora, effettivamente sì, sto andando a destra, do un giro di bottone e ovviamente ho modificato lo spine dinamico, ho poi spostato i nodi spostando la pressione della molla, quindi la freccia andrà un tantino più sinistra. Se siamo a 18 metri non abbiamo nessun problema su questo particolare. Se invece siamo nell'audio, nel tiro di campagna, ebbene dobbiamo capire perché sta succedendo. Nel tiro indoor non è un grosso problema. Io sono sempre dell'idea che specialmente per quanto riguarda l'indoor, il conto è se un giorno vado tutto a sinistra, un giorno vado tutto a destra, poi l'altro giorno vado tutto a sinistra, allora no, c'è qualcosa che non funziona o nell'arco o nel mio modo di tirare, che devo capire perché. Ma in gara non si...
neanche una freccia si deve sprecare per capire. Se nei tiri di prova vanno a destra, le faccio andare a sinistra. Non devo neanche immaginarmi che possa. Poi il giorno dopo in allenamento cercherò di capire perché e per come. Quindi è tranquillamente fattibile. È logico che non è un atteggiamento ottimale, no? Perché vado a variare la messa a punto del mio arco variando la pressione del bottone. Allora io premetto che tiro lento, vedo gente che sposta gli dritti e là il bottone. Per me non ha senso, perché tu hai perso una settimana, un mese, due giorni a fare questo appunto, poi va là, ti dà sposto il dritto, l'ho appena detto. Quindi è una cosa che proprio a mio parere non ha senso. L'ho appena detto. Ha solo un senso, ha senso in quel momento lì, non devo sprecare neanche una freccia, sono in gara e non devo sprecare neanche una freccia per capire il perché. Allora hai fatto la messa a punto buono, insomma. Va bene, ma allora tiro una freccia nel lotto a destra, non sposterò mai. Questa cosa con contromirare. Invece di contromirare vi consiglio, con tutta l'opinabilità che ha il mio consiglio, di muovere il bottone.